Siamo in compagnia di tre atlete e un dirigente che ci risponderanno ad alcune domande. Ecco, queste sono le ragazze, vengono inquadrate adesso. Inizio a fare il giro. Come ti chiami? Veronica. Da dove vieni? Da Giaveno. Ok, il nome della tua squadra? Giaveno. Ok, perfetto. Le aspettative da questo torneo? Sicuramente divertirsi, fare nuove conoscenze, ma soprattutto giocare. Perfetto, grazie. E cosa pensi di portarti a casa finita questa rassegna? Oddio, sicuramente è un'esperienza nuova e spero amici da altre squadre. Perfetto, è il primo anno che vieni a fare questo torneo? È il terzo. Benissimo, passiamo alla compagna di squadra. Come ti chiami? Francesca. Perfetto, è il primo anno che vieni qua? No, è da quarto. Perfetto, e tu invece cosa pensi di portarti a casa finito questo torneo? Ma spero di imparare tanto, portarmi a casa nuove amicizie e... Perfetto, grazie. Ok, ecco qua un'altra ragazza di un'altra squadra, il suo nome? Milen. Da dove provieni? Torino. E il nome della tua squadra? Allotrab. Perfetto, le tue aspettative? Beh, si spera di vincere, però comunque si viene qui per fare una bella esperienza e stare con la squadra. Certo, questo è veramente importante. Cosa pensate di portare a casa oltre ai risultati? Beh, appunto come ho detto prima, questa esperienza dovrebbe compattare e formare il gruppo, quindi si spera di tornare a casa con nuove amicizie o consolidare quelle che già avevamo. Perfetto, grazie mille per la disponibilità. Ora passiamo al lato dirigenti. Buonasera, il nome, grazie. Io mi chiamo Gianni Rinaldi, sono l'allenatore del Chieri e arriviamo da Chieri ovviamente. Perfetto, è il primo anno che venite qua a Rimini? Sì, con questa squadra sì. Perfetto, e le aspettative per il gruppo? Ma niente, i campionati sono finiti, quest'anno noi siamo andati in A1, per cui per noi è un anno particolare. È un premio per loro, per cui qualunque cosa venga va benissimo ed è molto bello che siano insieme a tutti i giovani. Direi che l'aspetto sportivo della manifestazione è la cosa più importante, al di là di quello agonistico. Grazie mille. Cosa pensa di portare a casa al termine di questa manifestazione? Ma come tutte le manifestazioni sono esperienze, sono momenti conviviali dove i giovani si trovano insieme. Direi che la parte, come dire, di crescita emotiva all'interno di atlete della loro età è la parte più importante. Grazie mille per la disponibilità. Ora passiamo a un'altra squadra. Pallavolo Bacci Campi Bisenzio, provincia di Firenze. Ok, grazie mille. E le sue aspettative dal gruppo che ha portato qui a Rimini? Noi abbiamo un under 17 femminile con il quale sono in panchina io e un gruppo open a 2 femminile che stanno giocando in un'altra palestra. Le aspettative sono quelle di fare una festa di fine d'anno con pallavolo più un po' di mare, se c'è possibile, un momento di riunione delle ragazze che è sempre positivo. Poi il risultato sportivo, se viene, andiamo in campo per vincere ovviamente, però va benissimo anche se non succede. Certo, è anche un'occasione per terminare la stagione nel migliore dei modi. Certo, è proprio un fine stagione col botto, diciamo. Meno male, grazie mille per la disponibilità. E ora passiamo a un'allenatrice giovanissima, nome e squadra. Gaia, pallavolo Giaveno. Perfetto, grazie. Le aspettative dal tuo gruppo? Spero soltanto che possano portare a frutto tutto quello che hanno fatto durante l'anno. Questa è l'unica richiesta che ho per le mie ragazze e poi in campo si gioca e vinca il migliore ovviamente. Perfetto, quindi anche per voi un modo per terminare la stagione al meglio. Sì. Al meglio. E le aspettative sono queste, cosa pensate di portare a casa al termine del torneo? Così la tiro, non posso, non posso dirlo, sennò porto sfiga. A livello umano invece? Beh, sicuramente un bel ricordo e direi appunto la conclusione migliore per un anno comunque di lavoro e sacrificio per tutte quante, per noi, per le ragazze, per la società. È il primo anno che vieni con questo gruppo tu personalmente qua a Rimini? Sì, con questo gruppo sì, è il primo anno, ero già venuta l'anno scorso con le più piccine, con quest'anno sì, iniziamo a fare un po' più sul serio forse, con le più grandicelle. Perfetto, grazie mille per la disponibilità. Abbiamo un altro dirigente, allenatrice, che vuole parlare con noi. Nome?
Claudia Rivaring, Chieri 76. Ok, grazie mille. È la prima volta che vieni qua a Rimini? Sì, per noi, per me personalmente è la prima volta. Come società siamo già venute numerose volte qui. Le tue aspettative personali sia a livello di torneo che della tua squadra? A livello di torneo speriamo di vincere, poi non porti sfortuna, però comunque ci impegniamo e proviamo a vincere. Grazie mille per la disponibilità. Ciao. Ora andiamo a vedere qualche campo, giusto per entrare nel vivo della manifestazione. Ci spostiamo verso il campo in cui è in corso la partita Volley Carmagnola contro Pino Torinese. Sta per terminare la pausa tra un set e l'altro, quindi a momenti le giocatrici si schiereranno in campo. In questa partita, come si può notare, ci sono anche tre giudici di gara che visioneranno tutte le regole a livello sia umano che di tecnica. Abbiamo un altro, intanto mentre aspettiamo, abbiamo un altro allenatore. Ve lo presento e gli facciamo qualche domanda. Nome? Giulio. Perfetto, la squadra? PGS Foglizzese. Perfetto, cosa ti aspetti dal tuo gruppo in questo torneo? Ma ad essere sincero ci aspettiamo un buon risultato, visto che siamo campioni in carica l'anno scorso dell'Under 17, quindi speriamo di fare un buon risultato, speriamo. E la stagione in generale com'è andata? La stagione WISP bene, abbiamo poi altre squadrette dove le ragazze sono coinvolte, però la stagione della 18 WISP favolosa, abbiamo solo perso una finale contro una squadra che è qua presente, Rivaring, che speriamo di incontrare di nuovo in finale, però bene, bene, molto bene. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Ora possiamo continuare il giro nell'attesa con un altro dirigente. Ve lo presento. Sono Massimo Bardazzi, presidente Liberi e Forti. Perfetto, grazie mille. È il primo anno che venite qua a Rimini? Sì, il primo anno per noi per le finali WISP. Che cosa vi aspettate in generale dal torneo? Ma essenzialmente divertimento, e da un punto di vista sportivo per quanto riguarda noi quest'anno è il primo esperimento, quindi abbiamo già fatto tanto a vincere il campionato regionale, quindi ci aspettiamo solo di partecipare, divertirci e vedere di costruire per gli anni futuri. Grazie, è la prima parte della mattinata ormai è conclusa, com'è andata come squadre, avete incontrato tante difficoltà, come vi siete comportati, le vostre sensazioni di questa mattina? Ma devo dire abbastanza buone, le ragazze sono una squadra che è abbastanza nuova, quindi ancora hanno l'allenatore nuovo da 10 giorni, quindi devono rodarsi. Però comunque l'organizzazione ci è piaciuta, qualche cosa abbiamo visto, combattere abbiamo combattuto, quindi siamo contenti. Quindi per voi è un buon inizio di stagione per l'anno prossimo? Stiamo preparando l'anno prossimo, sì. Bene, grazie mille, in bocca al lupo. Ora le ragazze sono entrate in campo. Tra poco assisteremo al fischio del terzo set. Vi ricordo come stamattina che anche in questo caso il terzo set finirà a 15. In battuta c'era il Pino Torinese. Spesso accade nelle femminili, soprattutto nelle giovanili, che ci siano delle azioni prolungate. L'arbitro ha appena fischiato un fallo. In questo caso il palleggiatore ha effettuato un colpo non proprio pulito, si potrebbe dire, e quindi è stato sanzionato. Abbiamo con noi adesso in arrivo un arbitro e vi racconterà un po' la sua esperienza. Vieni, Marco. In questa rassegna. Ok, siamo Marco, qui con l'arbitro. Marco. Vi presento l'arbitro. Marco Marchetti, ciao. È il primo anno che arbitri qua a Rimini? No, tantissimi anni, dalla prima edizione qua a Rimini, poi anche quelle precedenti,
ormai sarà almeno 20 anni che arbitro per la Wisp, sì. Abbiamo sentito un sacco di giocatrici, dirigenti e allenatori, vogliamo sentire una tua opinione dal punto di vista dell'arbitro. Beh, evento organizzato bene, poi questo è il 70° dalla fondazione della Wisp, quindi è un evento particolare, un evento a cui teniamo tanto. C'è un bel clima di amicizia, di condivisione, è il clima giusto, adesso anche il tempo ci sta dando una mano, quindi sono tutti contenti, dai, sta andando tutto correttamente. Meno male, in bocca al lupo per le prossime gare, grazie per la disponibilità. Ciao a tutti. Intanto qui continuiamo a seguire la partita. In attesa dell'ultima intervista, questa volta avremo un genitore a raccontarci un po' la sua esperienza. Così magari riusciamo a sentire il punto di vista di tutti e a entrare nel vivo della Spirito Wisp. Eccoci qua col genitore. Salve, nome? Diletta Papini. E sua figlia gioca in che squadra? Nell'Under 17 Bacci di Campi Bisenzio, Firenze. È il primo anno che venite qua a giocare a Rimini? No, è il terzo campionato che loro fanno, è un'abitudine per noi venire a Rimini perché è un'occasione veramente molto bella, piacevole, divertente per scambiarsi a livello agonistico nello sport ma anche di socializzazione. Poi qua c'è il sole e il mare ed è un buon modo per terminare la stagione, sì. Esattamente. E per ora le vostre opinioni su questa rassegna Wisp e anche in quelle precedenti? È una rassegna molto bella perché si vedono tante ragazze giocare, chiaramente riuscire a mettere insieme tutto, alberghi, attività, palestre, non è semplice, ci possono essere delle migliorie ma devo dire che è una gran bella occasione. E a livello di gioco ci sono squadre forti, come vi trovate? Per quello che riguarda la nostra squadra si sono trovate molto a pari, sì. Non ci sono state grandi discrepanze di livelli, ecco. Quindi ci auguriamo che possiate vincere sicuramente e passare anche tanto tempo insieme. Certo, grazie mille. Grazie mille. Adesso cercheremo di farvi entrare ancora di più nel vivo della partita, cercando di farvi un bel regalo, ovvero quello di sentire proprio l'animo e il sudore delle giocatrici che cercano di conquistare la vittoria. Ci avviciniamo verso la metà campo. In questo momento le squadre stanno cambiando campo per effettuare la seconda parte dell'ultimo set. Ora inquadrati con noi ci sono il secondo arbitro e l'addetto al referto che registra il documento con tutti i punteggi, il nome delle squadre, le formazioni.
vediamo inquadrato il Pino Torinese in cui le ragazze sono tutte riunite. E questo è un modo che utilizzano le squadre per cercare l'unione, perché in questo sport il ruolo della squadra come gruppo è veramente fondamentale. E direi che per questo pomeriggio è tutto. Abbiamo ascoltato l'opinione di un sacco di persone che in questa rassegna occupano ruoli diversi. Spero che sia stata di vostro gradimento. L'appuntamento è domani mattina alle ore 10. Spero di vedervi tutti quanti e ci si vede domani. Da Elisa Ceti è tutto.